Non manca molto all'uscita di Star Rail. Sto registrando questo video il 24, credo che uscirà magari già stasera, se non domani, quindi 25, ma non importa. Lo registro per dirvi che io non lo giocherò. Lo registro per dirvi che io non lo giocherò subito. Non ho, diciamo, intenzione di portarlo come contenuti del canale per quanto riguarda guide e cose varie. Esce in un periodo in cui io ho sperato di avere del tempo da dedicargli un pochino, anche solo in maniera un po', diciamo, un po' approssimativa, ma per tenerlo come accompagnamento a quello che già facevo. Ma purtroppo i giochi in uscita, i giochi che mi interessano tanto in uscita, che vorrei, diciamo, su quali vorrei puntare un po' di più per quanto riguarda la copertura del canale, sono tanti. E a questi si è aggiunto il DLC 4, quindi il DLC della storia di Xenoblade Chronicles 3, che me l'hanno lanciato con un video pazzesco e mi esce il 26, esattamente il giorno di lancio di questo gioco. Probabilmente, come vedete, l'ho già scaricato e avevo anche fatto la preregistrazione, spero di sì, non mi ricordo, ma non importa, e ce l'ho sul computer, ovviamente lo proverò, lo proveremo insieme in una live, ma lo proveremo insieme in una live non subito all'uscita, ma tra qualche giorno. Quindi aspetterò a giocare, a meno che non decida, questo poi lo vedrete nel corso dei giorni, magari il 26 pomeriggio, se riesco a ritagliarmi del tempo, magari faccio un'oretta di gameplay di questo e ve lo porto sul canale per dirvi la mia all'uscita del gioco. Per il resto non lo porterò come copertura, non ho, come vedete, iniziato a fare contenuti su guide e cose varie perché non è una cosa che mi interessa così e perché non riuscirei a seguire un altro gacha, specialmente in un periodo dove esce Xenoblade adesso, ma durerà magari 1 o 2 settimane. Poi c'è Zelda, poi c'è Diablo, poi c'è Final Fantasy XVI e ci sono diverse altre cosine che vorrei portare, eccetera. In un periodo, quello che inizia a essere quasi quello estivo, dove vorrei iniziare a fare un po' più di live in maniera costante nel canale e quindi avere una sorta di appuntamento ogni sera in live per riuscire a portarvi, insomma, per riuscire a stare insieme il più possibile. Nella speranza che prenda piede, che vi piaccia e che vi piacciono i contenuti che porto in quel modo. Per i video ci sarà un po' meno tempo, quindi ne usciranno magari un pochettino meno, ma a cadenza settimanale spero almeno due. E quindi riusciremo comunque a gestircela. Ma ovviamente saranno più concentrati verso un Genshin Impact, verso qualcosa di particolare. Nel momento in cui esce Diablo, mi concentrerò un po' di più su quello. Come fanno, insomma, co come è giusto che sia nel lavoro che ho deciso di fare. Quindi questo è, ragazzi. Non ho niente ovviamente contro il gioco perché non lo conosco, ma ho voluto stare alla larga da un altro gacha per avere del tempo extra che non dovesse essere un altro gioco dove dover fare le daily, dove dover seguire un evento, dove dover seguire la storia live. Lo provicchierò. Lo giocherò un pochino, magari seguirò per un piccolo periodo, ma lo voglio fare anche se lo farò in maniera, cioè da giocatore, quindi semplicemente potendone parlare anche con voi, quindi ne parleremo magari durante le live, eccetera, e quando capiterà di portarlo in live, perché c'è qualcosa al contrario, quando capiterà di portarlo in live discuteremo di tutto quello che vediamo, perché magari lo utilizzerò come appuntamento extra tra un Genshin e l'altro, tra un Genshin e un gioco nuovo, eccetera, no? Nei momenti di buco e uscirà fuori anche Star Rail. Ma non lo voglio seguire con la storia, pensando alla lore di chissà cosa, non lo voglio pensare alla parte gacha. Sarò completamente free to play in questo prodotto, non ho intenzione di metterci un soldo. Quindi io spero che capiate. Mi dispiace non potervi portare un altro contenuto, ma non sono un canale di gacha. Sono un canale che tecnicamente vuole puntare al variety e che quindi vuole. Gacha ce n'è uno importante, grosso, ed è Genshin. Va bene così, lo continuerò a portare finché mi piace e ci piace. Ma questo è quanto. Qua c'è il treno che va verso la dimensione eterna, eterea del mondo. Ma che bellina come introduzione, devo dire. Però non so come sia poi tutto. Ma sono curioso perché comunque un picchiaduro, sì, vabbè. Un RPG a turni con delle meccaniche che sembrano interessanti dai video. E quindi sono sicuramente curioso di provarlo, anche perché è un genere che bene o male mi piace. Sono molto incuriosito dal design dei personaggi, ancora una volta secondo me è piuttosto azzeccato. Non ho visto niente, non ho sentito niente riguardo le musiche, ma immagino che saranno di buona qualità. Non so se c'è Yu Pan Chen di nuovo che suona come in Genshin Impact, non ho idea, che suona, che compone, non lo so. Però quello lo vedremo. Il design dei personaggi, sia maschili che femminili, mi è piaciuto abbastanza, qualcuno meno, qualcuno più, ma come al solito. E in generale speriamo che abbiano fatto un bel lavoro dal punto di vista proprio della parte ruolistica, che non sia solo fare il fighetto o la fighetta di turno per vendertela, ecco, insomma. Questo è quanto. Abbiamo fatto un buon lavoro, spero almeno al pari di Genshin, se non addirittura qualcosa in più, specialmente relativa alla parte gacha e banner e cose varie. Ho visto che menu e cose varie sono praticamente identici, ma questo, vabbè, è una sorta di firma della
dell'autore, quindi il loro stile di fare le cose, e funzionano, sono meno abbastanza leggibili, quindi va bene, ma finisce qui, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto questo video, mi dispiace se qualcuno sperava di beccare un sacco di guide anche da me, ma ci sono tanti altri che le fanno, quindi vi posso consigliare chiaramente Zerganti, Sojoul, quindi vedete voi, insomma ce ne sono diversi che le fanno, poi le trovate comunque in giro, non smetterò mai di promuovermi anche i miei colleghi e amici, ovviamente, quindi va bene così, ma io non lo porterò, mi dispiace, non lo porterò. Lo stesso vale per Wuthering Waves, nel caso ve lo state chiedendo, ma volevo provare la beta, ma non mi è arrivata, maledizione, ho anche chiesto loro, mi hanno detto che non si informano, ma ormai quando, ora che si informano sarà scaduto tutto, quindi non importa. Detto questo, noi ci vediamo il 26 in live, seguite la scaletta, perché dal 26 sera, per tutta la settimana, tranne sabato e domenica, che lo faccio al pomeriggio, saremo su Xenoblade. Dopodiché continuate a vedere i video durante la settimana e insomma tutto arriva, ogni scaletta va al pubblico come sempre. Buona continuazione, grazie di aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi. Click.